Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti nel nostro consueto appuntamento con il presidente della regione Marche, con Gian Mario Spacca, che abbiamo qui con noi, che salutiamo subito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto le faccio una domanda, visto che lei sicuramente è maggiormente informato rispetto a noi, perché ha un rapporto diretto con la Protezione Civile. In tanti in questo periodo stanno parlando, preoccupati del ritorno della neve. Voi siete preoccupati? Sì. Sono previste condizioni meteo in peggioramento già nella giornata di oggi, quindi un po' di preoccupazione c'è, ma la preoccupazione deriva anche dall'abbassamento della capacità di reazione dei nostri cittadini. Sono condizioni che in altri tempi, in altre circostanze non avrebbero creato più di un problema e oggi invece creano timore, apprensione. In realtà sono condizioni meteo tipiche della stagione invernale che stiamo vivendo. Magari venisse la neve, così riproponiamo l'impinguamento delle nostre sorgenti, da cui poi attingiamo l'acqua per le altre stagioni. Ecco, quindi questo potrebbe essere un aspetto, diciamo così, positivo. Però nel frattempo la preoccupazione l'avevate già avuta nel corso delle azioni, soprattutto finanziarie, che avevate preparato prima dell'autunno, se non ricordo male. Sì, abbiamo soprattutto creato un meccanismo finanziario che ci consentisse di pagare le imprese che nello scorso inverno erano intervenute per liberare le strade, che se non fossero state pagate quest'anno difficilmente lo avrebbero fatto. Quindi abbiamo un sistema di emergenza che è pronto a e motivato a intervenire qualora ce ne fosse la necessità. Bene, questo è molto importante. Questo ci propone anche lo spunto per parlare anche di infrastrutture. Si sta parlando ancora una volta di quadrilatero. So che lei ha fatto un incontro molto importante con l'amministrazione di Macerata. Sì, perché quadrilatero non sono solo gli assi principali, ovvero Ancona Perugia e la Foligno-Civitanova, ma anche il collegamento con questo asse principale di alcune città che insistono su di esso, in modo particolare Macerata, perché se fai l'asse e poi non c'è la viabilità che interconnette l'asse con un grande centro urbano, si rischia addirittura di peggiorare la situazione di viabilità sul territorio. Quindi ora stiamo lavorando, dopo aver perfezionato tutti i finanziamenti sugli assi e esserci garantiti il loro completamento entro il 2014 e il 2015 a seconda delle situazioni, stiamo lavorando anche sulle bretelle per migliorare la viabilità sui centri e la connessione tra i centri e gli assi. Presidente, la scorsa settimana c'è stata, diciamo così, una fuga di notizie che ha creato un po' di confusione, che ha fatto molto arrabbiare gli investitori che vengono qua nella nostra regione. Poi la cosa è rientrata, no? E si è anche tranquillizzata, oppure ho notizie sbagliate? Non so di che cosa, a che cosa si riferisce. No, si parlava di servizi segreti, dei cinesi. Sì, ma sai, nella vita ci sono sempre le persone che hanno opinioni differenti e spesso ci sono i due popoli a favore o contro una certa prospettiva, e molto spesso le posizioni dei due popoli sono animate da interessi, e non tutti hanno interesse che ci siano investitori nella nostra regione. Magari quei stessi investimenti avrebbero gradito che fossero stati fatti in altri territori italiani, quindi magari ci sono anche manovre finalizzate a un diverso utilizzo delle risorse che vengono rese disponibili. In realtà io ho già detto che noi dobbiamo ringraziare gli investitori internazionali che hanno scelto la nostra regione, siano essi russi, siano essi israeliani, siano essi medio orientali, siano essi cinesi, che hanno consentito di preservare livelli di occupazione in aziende che altrimenti oggi non ci sarebbero più state e avrebbero creato disoccupazione. Anche perché, Presidente, ormai questo è un dato di fatto, guardando all'economia mondiale, non è che possiamo più pensare le nazioni come baluardi singoli che vivono di autarchia. Ma c'è di più, ormai la teoria economica, i premi Nobel, gli osservatori economici internazionali dicono che il futuro del nostro pianeta e quindi dei cittadini del mondo è legato proprio a forme di collaborazione tra aree geografiche differenti, tra Stati Uniti, tra America, Cina ed Europa,
mettendo insieme le migliori conoscenze, quindi garantendo condizioni di sviluppo che siano utili ai cittadini e soprattutto che siano in grado di salvaguardare l'ambiente. Quindi la collaborazione non avviene più su un piano competitivo, ma avviene su un piano proprio anche di equilibrio delle condizioni di vita del pianeta. Presidente, le faccio una domanda difficile, posso? Mi pare che sono tutte difficili. Oggi sono tutte difficili, vabbè, però questa lo è in particolare, perché davanti a noi abbiamo la situazione delle elezioni politiche, no? Lei come vede, io non dico mi dica una cosa rispetto ad un'altra, però come vede questa campagna? Davvero è la campagna più brutta, più difficile che mai l'Italia abbia passato nel periodo democratico? No, tutt'altro, io la vedo in modo molto positivo. Mi pare che ci sia una forte determinazione dei cittadini che sono fortemente intenzionati a scegliere quella che è l'opzione che ritengono più opportuna per la crescita e il benessere, anche seguendo prospettive nuove del nostro paese. Mai come in questo momento l'offerta politica è stata così variegata, ogni cittadino ha la possibilità di esprimere il proprio progetto, la propria opinione, perché da Grillo a Ingroia, da Monti a Bersani, da Berlusconi a Alfano, non so chi sarà, fino ad arrivare alla Lega, ci sono prospettive che consentono a ciascuno di trovare la propria giusta collocazione e far valere quella che è la propria opinione, il proprio progetto di paese. Quindi credo che sarà un dibattito molto intenso, molto differente da quello stereotipato che c'è stato nel passato, in cui le diverse opzioni si potranno confrontare liberamente e sarà una vera e propria prova di democrazia. E l'incontro scontro Berlusconi-Santoro come l'ha visto? Come uno spettacolo televisivo, un bello spettacolo televisivo, oppure il futuro? Basta guardare l'esito del demoscopico, dei consensi avuti da Berlusconi dopo l'incontro con Santoro, sembrava che si fossero messi d'accordo. Ecco. Va bene, ritorniamo alla nostra regione invece, degli obiettivi molto importanti soprattutto per la crescita, ma per difendere anche i posti di lavoro. Sarà un anno secondo lei di pareggio, di vittoria o di sconfitta? Sarà un anno molto difficile, perché sarà l'ultimo anno della crisi e, come ho già detto in altra sede, la cosa è sempre la più dura da scorticare, quindi dovremo soffrire perché non abbiamo più neanche le energie che avevamo all'inizio del periodo difficile, quindi sarà soprattutto nella prima parte dell'anno un anno complicato. Cercheremo ancora di resistere e soprattutto di salvaguardare l'occupazione, i posti di lavoro e salvaguardare i lavoratori, le famiglie dei lavoratori che sono in difficoltà con il lavoro, come sempre abbiamo fatto in questi 5 anni interminabili di crisi. E questa sarà la nostra principale preoccupazione. Certo, chiudiamo con un'ultima considerazione. Si è dimesso il sindaco di Ancona, ci sono state tante polemiche, capoluogo di regione, per cui è sempre un comune molto importante. Adesso lei che tipo di augurio fa alla città di Ancona? Di trovare una guida che sia all'altezza di quello che la regione auspica, perché la nostra regione ha bisogno di un capoluogo autorevole, anche nel confronto nazionale tra le città. Non dimentichiamo che nel 2014 saremo la capitale della macro regione adriatico-ionica e quindi occorre che ci sia una guida molto forte, molto ferma, ma soprattutto autorevole, che sia in grado di rappresentare Ancona anche in un contesto più vasto oltre quello regionale. E quindi mi auguro che il profilo di sindaco che emergerà sia coerente con questa richiesta. Bene, allora con questo auspicio noi chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, naturalmente buon lavoro. Buona giornata.